Sport per tutti, e questo è il titolo della manifestazione con cui sono state inaugurate le attività sportive della Fondazione Quartieri Spagnoli, Focus. L'iniziativa, che partirà da metà giugno con i campi estivi per i bambini, vedrà da settembre l'avvio di corsi di calcetto, basket, danza, box, ginnastica per ragazzi e adulti. Affianca e sostiene la neonata associazione sportiva dilettantesca Monte Calvario il Comitato Napoli della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, l'associazione nazionale che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, compresi quindi quelli dei quartieri spesso definiti a rischio. E per l'occasione non sono mancati ospiti d'onore del panorama sportivo partenopeo come Patrizio Olive e Gianluca Grava. Ascoltiamo Rachele Furfaro, presidente di Focus, e Sergio Roncelli del CONI. L'idea è quella chiaramente di lavorare su una sperimentazione di un welfare comunitario che possa portare a una riqualificazione di questo territorio attraverso la contaminazione di ambienti sociali diversi. Questa giornata, ad esempio, è giocata su questo. Sappiamo tutti che lo sport può essere un elemento di grande unità tra appunto ambienti diversi. Io lo dico sempre, lo sport a Napoli è una delle poche vere eccellenze che ci sono, non solo eccellenza economica per le masse che muove, basti pensare all'America's Cup, alla Coppa Davis eccetera, ma soprattutto lo sport è importante come eccellenza culturale e formativa. La kermesse è stata aperta da un saluto musicale dell'Orchestra Sinfonica dei Ragazzi dei Quartieri Spagnoli, progetto similare basato però sulla musica. L'ensemble ha suonato all'arrivo dei ragazzi delle scuole dei quartieri e delle altre zone della città. Ascoltiamo il direttore Enzo De Paola. Abbiamo provato a fare questa Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli prendendo dei 37 ragazzi che non sapevano niente di musica, e in un anno oggi già hanno un buon repertorio, hanno 4-5 brani completi. La mia soddisfazione è giorno per giorno perché si vedono le cose migliorare, e poi senza l'aiuto di nessuno, perché ovviamente sono le istituzioni sono completamente assenti. C'è qualche amico che ci aiuta, perché abbiamo 17 maestri, abbiamo comprato gli strumenti grazie a Gino Paoli come presidente della SIAE, e quindi in un anno speriamo di andare avanti.